Siamo a Petritoli, in provincia di Fermo, per l'ottavo trofeo Balacco Paponi, gara ciclistica categoria juniores, valevole anche per il campionato provinciale di Macerata. 106 gli iscritti, 76 i partenti, 125 km da percorrere su 10 giri, i primi 7 su circuito pianeggiante, gli ultimi 3 con la salita di 3 km per arrivare al paese di Petritoli. Partiti in questo momento per arrivare al chilometro 0 posto a Montevidon Combatte. Anche la speaker ufficiale della corsa lascia la sua postazione per trasferirsi a Valmir per i 7 giri pianeggianti. Radio corsa, se il gruppo riuscirà a riportarsi sui due battistrada Bafile Cozzi. Primo giro, situazione di gruppo compatto. Secondo giro ci provano Palmisano della Convertini Junior Team e Di Giglio della Sidermec Fratelli Vitali, ma il gruppo non lascia spazio e quindi di nuovo situazione di gruppo compatto. Foratura per il dorsale 8 Marinozzi della Scappo Foresi Ronix Merida. Auto del cambio ruote in azione, mentre ci sembra ci stia fermando anche l'ammiraglia. Terzo giro ci provano prima Toppi del Fonte Collina Cicli Falgiani insieme a Damiani della Gubbio Ciclismo Mocaiana, che vengono ripresi, e poi ancora Bafile della Digiotech Team insieme a Gozzi, Sidermec Fratelli Vitali, a cui si aggiunge Polidori della Ciclisti Junior Mattelica, che raggiungeranno un vantaggio di 15 secondi, ma anche loro verranno ripresi, quindi situazione nuovamente di gruppo compatto. Quarto giro, parte una fuga a 4 che caratterizza la parte centrale della corsa. I 4 sono il dorsale 103 Nicassio Saverio della Convertini Junior Team, il dorsale 2 Basso Ludovico della Scafforesi Ronix Merida, il dorsale 63 Di Gregorio Stefano della Digiotech Team e il dorsale 56 Metalli Leonardo della Sidermec Fratelli Vitali. Il loro vantaggio arriverà a 1,50, mentre a tirare il gruppo è ancora Toppi del Fonte Collina Cicli Falgiani. Quinto giro, situazione immutata, ancora i 4 in fuga con un vantaggio che supera abbondantemente il minuto. In testa al gruppo VPM UC Porto Sant'Epidio Foligno, Siderme Fratelli Vitali e Scafforesi Ronix Merida. E siamo al settimo giro, tra la fine del sesto e l'inizio del settimo la fuga 4 termina e il gruppo torna nuovamente compatto. E siamo al chilometro 1 della salita che porta a Petritoli, il primo dei 3 giri finali, gruppo che si sta assottigliando ma è sostanzialmente compatto. Prima dello scollinamento tentano di uscire dal gruppo il dorsale 21 Angelucci del Fonte Collina Cicli Falgiani e il dorsale 106 Gesualdi della Convertini Junior Team, seguiti a poca distanza da un'altra coppia composta dal dorsale 43 Lupini dell'UC Porto Sant'Epidio Foligno insieme al dorsale 24
capo di casa del Fonte Collina Cicli Falgiani. Fonte Collina Cicli Falgiani sempre in evidenza in questa gara. Penultimo giro, situazione in continua evoluzione, quattro sono stati ripresi, gruppo che si è ricongiunto e nuovamente frazionato. E siamo al finale di questo ottavo Gran Premio Balacco Paponi a Petritoli. Sull'ultima salita c'è l'attacco deciso del campione regionale marchigiano Zandri Francesco della Scap Forese Ronix Merita, che viene raggiunto da Monaco Convertini Junior Team e Casadei Sidermec Fratelli Vitali. Ma a 300 metri dall'arrivo, nuovo attacco di Zandri. E diamo l'ordine d'arrivo di questo ottavo trofeo Balacco Paponi di Petritoli.
vince Zandri Francesco, Scafforesi Euronix Merida, che diventa anche campione provinciale di Macerata. Al secondo posto Monaco Alessandro Convertini Junior Team. Terzo Casadei Davide della Siderme Fratelli Vitali. Al quarto posto Labrozzi Francesco, Bevilacqua Sport Pescara 40 secondi, seguito da Marinozzi Alessandro Scafforesi Euronix Merida. Sesto Orlandi Federico Sidermec Fratelli Vitali. Al settimo posto Burocchi Giordano UC Porto Sant'Elpidio Foligno. Ottavo posto Lupini Michele ancora UC Porto Sant'Elpidio Foligno. Nono posto per Loiscio Giovanni Convertini Junior Team. E al decimo posto Lanzano Tiziano UC Porto Sant'Elpidio Foligno.